Consigliere Maiori, qualche giorno fa è andato in onda un video su Ionica TV che parla insomma dei servizi sociali, dei spazi neutri, insomma, no? C'è stata questa frase che un po' mi ha incuriosito. Siccome lei si è già occupato, se non sbaglio, in passato degli spazi neutri, che cosa ci può dire in merito? La politica si è mai occupata di questa cosa? Allora, provo ad andare per ordine. Mi onoro di essere stato l'unico rappresentante istituzionale ad essermi occupato degli spazi neutri. Fui attivato da un cittadino che con una segnalazione personale, ma fatta a me personalmente, ma anche al sindaco ed alcuni amministratori altri di maggioranza, segnalava una serie di questioni. Essendo gli spazi neutri oggetto della nostra campagna elettorale, quindi che faceva riferimento al candidato sindaco Gianni Di Pietro, ed era particolarmente attento a questa casistica grazie anche alle sollecitazioni di un nostro esponente politico, Gianni Domenico D'Alessandro, ho inteso cercare di vederci chiaro rispetto alle tematiche spazi neutri. Ho provveduto a contattare i servizi sociali del comune di Poligoro e quindi ho preso appuntamento per fare un rilievo ispettivo all'interno dei locali. Questo in che data più o meno, in che periodo? Allora, il verbale ispettivo è stato datato, è stato fatto venerdì 6/12/2019. Il protocollo è del 16/12/2019, è stata assunta al protocollo con leggero ritardo, come le cose del Comune di Poligoro, però vabbè. Quindi diciamo in un periodo antecedente al Covid, insomma. Antecedente al Covid, sì, assolutamente sì. Praticamente stavo dicendo, fui attivato e quindi andai a fare un rilievo ispettivo ai sensi del testo unico degli enti locali presso le strutture comunali per vedere qual è lo stato dell'arte. La situazione che in verità trovai fu assai allarmante. Io nel andare a rendicontare tutto quanto intesi scrivere al sindaco, all'assessore alle politiche sociali e ai dirigenti entrambi, sia del primo settore perché è competente d'area, sia del terzo settore perché c'erano alcune segnalazioni che adesso vado a leggervi che coinvolgevano anche l'altro settore. Quindi oggetto del sopralluogo furono: la stanza si presentava in mediocri condizioni generali. Dissi mediocri condizioni generali e non allarmanti perché la situazione stava assumendo un carattere particolarmente grave. C'era una segnalazione al giudice per i minori, alla quale, all'interno del quale fui citato anche personalmente perché mi resi disponibile eventualmente a seguire tutte le questioni, a dimostrazione del fatto che c'è gente che magari si nasconde, altre persone che invece non hanno nessun tipo di problema ad arrivare fino anche dal giudice per i minori per arrivare a compimento delle singole questioni. Quindi segnalavo alcune condizioni della stanza. Il comfort termico era decisamente insufficiente ed innegabilmente inadatto a ricevere infanti. Vi erano delle prese volanti, vi leggo testualmente quello che addirittura delle prese volanti. Assolutamente sì, ma vi leggo testualmente quello che segnalai. Quindi nemmeno ipotizzabile pensare in occasione di visite programmate possano alimentarsi apparecchiature esterne, altrimenti diversamente inibite, proprio per il discorso che se si alimenta una struttura volante, se si mette una stufa temporanea, chiaramente il filo potrebbe essere assai pericoloso per il bambino che potrebbe inciamparvi, perché gli spazi neutri sono una sorta di istituto giuridico che il legislatore mette a disposizione per quelle famiglie all'interno del quale vengono ad esistere dei conflitti tra genitori. Quindi questo spazio neutro è tecnicamente una sorta di istituto giuridico, ma assume una valenza anche strutturale dal punto di vista fisico, nel senso che le amministrazioni, ed arriveremo, ve l'avrei detto poi, ma ve lo anticipo, le amministrazioni sono chiamate a rendere disponibili questi spazi proprio per cercare di favorire uno spazio neutro, così come appunto definisce la norma, per cercare di far sentire il bambino quanto più a proprio agio possibile. Faccio un esempio: per gli spazi neutri sono indicati anche particolari colori, sono indicate le modalità con la quale sistemare i giochi, sono indicate una serie di questioni. Nulla che invece trovai a Poligoro. Ed arriveremo anche al perché non era stato trovato tutto ciò a Poligoro. Quindi l'igiene all'interno dei locali
risulta essere assai carente. Accumuli di polvere erano presenti sugli infissi, armadi e nicchie varie. I giochi per bambini vengono ammucchiati e conservati in grossi sacchi neri, generalmente usati per rifiuti urbani. Quindi andrebbero diversamente sistemati e meglio resi fruibili. La sicurezza ambientale è decisamente da migliorarsi. I cavi elettrici delle apparecchiature non collegate rimangono in bando, quindi per intenderci a penzoloni, rimangono in bando e si presentano a costruire rischio potenziale per la sicurezza degli infanti. Da allontanarsi necessariamente le stampanti sistemate nell'unico tavolo presente all'interno della stanza. Ma cioè, chiedo scusa, consigliere Maiuri, ma le stampanti per caso erano stampanti laser? No, non sono un tecnico, non so che tipo di stampanti. No, perché le stampanti laser ovviamente hanno il toner all'interno, che sappiamo che è anche cancerogeno, insomma. Appunto suggerivo di allontanare quelle stampanti. Non sono un tecnico, non so che tipo di stampanti fossero, ma certamente so che il toner è particolarmente nocivo per gli adulti, immaginiamo un po' per gli infanti. Quindi, sebbene non alimentate, contengono in ogni caso toner. Lei mi ha anticipato, ma lo scrivevo nel verbale ispettivo, ripeto, del 16/12/2019, per chi volesse eventualmente, per i curiosi, 36.194 il protocollo disponibile sull'albupretorio. Quindi da sgomberarsi e detergere la parte sovrastante degli armadi, attualmente destinata ad ospitare scatoloni, un vecchio monitor PC ed altre minutaglie. Parlavamo degli inizi di dicembre, vi era un albero di Natale dell'anno precedente, vi era su una finestra una bottiglia di non mi ricordo, aranciata, bitter, qualcosa, che risaliva ad un compleanno fatto alcuni mesi prima. Quindi materialmente mancava proprio la pulizia all'interno di quella area. Ma arriveremo anche a questo e perché si era arrivati a tanto. Dicevo prima, ci sono delle questioni tecniche che il legislatore specifica rispetto a questi spazi neutri e sono esattamente, dicevo, risulta altresì assente la videosorveglianza e il vetro a specchio unidirezionale. Sono delle sono degli strumenti di controllo che il legislatore mette a disposizione degli assistenti sociali, che dovrebbero controllare quello che è l'incontro tra genitori, ripetiamo, monitorare la situazione in questo senso, per sì, ci sono, sì, con un vetro, con uno spazio, cioè l'assistente sociale controlla quello che accade onde evitare che magari possa succedere qualcosa di poco adatto al bambino o all'infante. Quindi questa era la segnalazione che facevo. Mi permettevo di dare un suggerimento, ma tale era e tale rimane: lo spazio aperto antistante ai locali, attualmente adibito a parcheggi, potrebbe eventualmente essere riorganizzato in maniera utile a garantire una pertinenza esterna in conformità ai dettati normativi. Si coglie l'occasione, dicevo all'epoca, per ringraziare le operatrici e servizi sociali, perché tennero i cittadini che fecero la segnalazione, tennero a ringraziare le operatrici che a quella data si erano resi disponibili a cercare di individuare le soluzioni meglio consone a risolvere il problema. In verità io stesso ringraziavo le operatrici, i servizi sociali, gli assistenti sociali, i psicologi lì all'interno, perché furono particolarmente anche disponibili quando andai a fare il sopralluogo, aprendomi le porte, rendendomi lo prevede il legislatore, ma comunque furono disponibili. Cosa è successo rispetto a questa segnalazione? Un qualcosa che non mi sarei mai aspettato, cioè ho visto la inerzia da parte dell'amministrazione. Ah, io pensavo che invece l'amministrazione subito, prontamente, magari... E lo vediamo nel merito. Andava a mettere, diciamo, a norma una stanza del genere, perché immagino che non sia a norma, o mi sbaglio? Assolutamente no, ma adesso arriviamo. L'amministrazione, tecnicamente, non risponde all'amministrazione in carica, fa rispondere al tecnico, ossia... Qui leggo quanto dichiara il tecnico. In riferimento alla mail del 10 gennaio 2020, cioè gli è stata inviata il 10 gennaio rispetto ad un'attività posta in essere il 6 dicembre, protocollata il 16 dicembre. La mail viene girata al tecnico in data 10 gennaio, relativamente alla segnalazione presentata dal consigliere Maiuri, protocollo quello che è, con la presente si specifica quanto segue. Il servizio sociale comunale, come da normativa di riferimento, assolvita ai compiti, quindi dice al sindaco che chiede questo riscontro, gli assistenti sociali ricordano al sindaco quelli che sono le loro attività.
Tra questi, di fondamentale importanza è solo la funzione dell'assistente sociale, principalmente chiamata ad ottemperare a quanto dispongono i tribunali, prima di tutto quello dei minorenni. Tra le tante attività, vabbè, insomma, cosa fa l'ufficio degli assistenti sociali? Va a descrivere tecnicamente quella che era la conformazione di questa stanza, che era adibita a spazio neutro. Vi racconto questo perché voglio arrivare al dunque. Quindi, tali incontri vengono effettuati normalmente nell'ufficio dell'assistente sociale, così come solitamente è laddove non ci sono spazi neutri specificati. Ma questa situazione noto, dovrebbe essere temporanea? Un attimo, allora arriviamo. Come noto, il servizio sociale comunale situato al piano terra, separato da tutto l'edificio comunale, tale da consentire il rispetto della privacy, è composto da un corridoio, da due stanze destinate alle assistenti sociali, bla bla bla. Praticamente il servizio sociale non fa altro che ricostruire da un punto di vista tecnico come è situato, come è allocato, come sono conformati gli uffici che utilizzano gli spazi dei psicologi e degli assistenti sociali. Quindi da un punto di vista di spazio neutro assolutamente nulla viene detto, o meglio, dicono, siccome noi avevamo quell'area, poteva capitare che in alcuni casi all'interno di quell'area si tenevano incontri. Rispetto invece alla questione della mancata pulizia, della mancata igiene, che ripeto, ho trovato l'albero di Natale dell'anno precedente, c'era una bottiglia che risaliva ad un compleanno di, non ricordo, febbraio-marzo, quindi potenzialmente erano 10 mesi che lì dentro non si facevano pulizie. Ad occhio il tecnico si vedeva, a vista, insomma. Assolutamente sì, assolutamente sì, lo descrivo, ma se volete vi do una copia, la pubblicate. Assolutamente sì, tale situazione era, dice il tecnico, tale situazione di degrado igienico sanitario era già stata evidenziata dalla sottoscritta con note protocollo 29623 dell'11 ottobre 2019 e di sollecito numero 31484 del 411. Quindi più volte, insomma, è stata segnalata questa cosa. Quindi i tecnici avevano già sollecitato l'organo politico specificando che quella area era inidonea, non veniva pulita, no? E continuava a non essere tale. Quindi quello che ha fatto il consigliere Maiuri nel dicembre, tecnicamente era già stato fatto dal tecnico in qualche mese prima. L'organo politico invece sono cosa un po' fa? Distratti, insomma, queste sono completamente distratti. L'organo politico mi lascia sconcertato. Il sindaco mi scrive in data 24 gennaio 2020 dicendo assolutamente nulla. Sono 4 righe comprese distinti saluti. In riferimento alla segnalazione di cui all'oggetto, con la presente si trasmettono le delucidazioni fornite a mezzo mail dalla responsabile dei servizi sociali. In data 17 gennaio 2020, delucidazione puntuale e condivisibile per quanto concerne l'argomento in parola. Allora, degli spazi neutri sono 3 righe che scrive il sindaco. E quindi? Degli spazi neutri non ha proferito parola il sindaco. Allora io vi invito eventualmente, rispetto a questa questione che si è aperta, ho visto che è nata un'associazione che parla dei padri separati, finalmente si è acceso un dibattito a Policoro che parla degli spazi neutri, siccome il sindaco pensa di con due parole che significano sostanzialmente non dice nulla sugli spazi neutri, si vede, si inquadra? Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, io penso che in questo momento sia quanto mai pertinente per cercare di andare a puntualizzare quello che è successo e Policoro, se davvero è, no? Una città che è la terza città della regione Basilicata, non può non avere uno spazio neutro. Chiedo non scusa, può assolutamente non averlo. Chiedo scusa, consigliere Maiuri, e qui se non ho capito male, si sta parlando di bambini. Si sta parlando, cioè, di si bambini. Sta parlando di bambini, quindi di attenzioni particolari. E una disattenzione, la vogliamo chiamare così, non è vergognoso. La questione è ancora più grave, si sta parlando di bambini, ma si sta parlando di famiglie che vivono un disagio, tant'è vero che interviene il legislatore, interviene il giudice per i minori per attenzionare quelli che sono gli incontri. Ecco perché è una questione che assume rilevanza
una grossa rilevanza, ed ecco perché è una questione che va seguita al netto di quelle che sono le posizioni, maggioranza, opposizione, sindaco, consigliere, tecnico, politico. È una questione che va seguita per un discorso di assunzione di responsabilità. Ripeto, ci sono degli atti in questo momento che sono stati inviati anche al giudice per i minori. Io penso che in questo momento possa davvero cercare di perseguirsi quella che è la strada che possa domani portare ad avere a Policoro uno spazio neutro. Lei potrebbe chiedermi, eventualmente, se non me lo chiede glielo dico io, e quei locali che ieri erano adibiti a tanto, oggi che fine hanno fatto? L'amministrazione ha usato il momento Covid per destinarli ad altro, quindi sono diventati una sorta di specchio front office con i cittadini che si legano ai servizi sociali. Quindi, siccome non ci può essere, quindi lo spazio neutro diretto, non c'è più. Non c'è mai stato a Policoro lo spazio neutro. C'era questa stanza che qualcuno diceva essere spazio neutro. Una stanza anomala. Una stanza che assolutamente non poteva essere spazio neutro, altrimenti qualcuno probabilmente doveva finire nei guai, perché non ci può essere il toner laddove ci sono i bambini, non ci possono essere i fili volanti laddove ci sono i bambini. Ripeto, l'organo tecnico si è messo a disposizione, l'organo politico, io penso che per scrivere questa sciocchezza, perché di sciocchezza si tratta, non è nemmeno sceso a vedere di cosa stava parlando. Ma secondo lei, consigliere Maiuri, quanto tempo ci vorrebbe per dare alla città di Policoro uno spazio neutro? Cioè un'amministrazione quanto tempo ha bisogno per dare uno spazio neutro? Ma questa è una domanda alla quale sicuramente possono rispondere i tecnici, non invece l'organo politico. Però mi viene da pensare che per la individuazione di per capire, ma anni o mesi? Ma normalmente per una buona amministrazione alcuni mesi, per renderla funzionale da un punto di vista anche tecnico-giuridico, che risponda ai dettati normativi. Ma se noi parliamo di un'amministrazione che ha bisogno di 12 mesi per risolvere il semaforo in via Puglia, e di 8 mesi per risolvere quello in via Lido, e di un anno ed un mese per risolvere Grigliamare, parliamo potenzialmente di nulla. Ma io adesso mi ricordo aver anche cercato di impegnare gli uffici, così come dicevo, avevo impegnato il primo settore, chiedendo di rendere disponibili delle risorse finanziarie all'interno del bilancio proprio da adibirsi agli spazi neutri. Perché vi dico la verità, io non addito l'amministrazione comunale che non si è trovata pronta rispetto allo spazio neutro. Può capitare, ci può stare, però nel momento in cui invece viene cristallizzata una questione, viene sollevata una criticità, buonsenso vorrebbe che anziché scrivere due righe di sciocchezze qualcuno si pigliasse la briga di prendere l'ascensore, nemmeno deve fare le scale, prendere l'ascensore, scendere dal secondo piano al piano terra ed andare a vedere questa area fisica come combinata e come invece eventualmente le norme prescrivono. Perché ripeto, onde evitare che qualcuno strumentalizza, Policoro lo spazio neutro non l'ha mai avuto, non c'è mai stato. C'era una stanza che veniva adibita tanto, in quale maniera, da chi, poco importa. Però adesso che si è accesa la questione spazio neutro, ripeto, il mio non è un'accusa, è un accorato appello all'amministrazione comunale e alla comunità. Oggi è tempo che Policoro abbia uno spazio neutro, così come prescrive la norma, che abbia dei giochi che vengano magari sistemati su scaffali, che sia pulito, che ci siano dei tappeti per poter far giocare i bambini, perché è una questione particolarmente seria. Anche perché, consigliere Maiuri, questa moda di dire sempre che è colpa dell'amministrazione precedente deve un po' finire, no? Vabbè, ma non cioè, tiene. Bisogna darsi da fare o no? Non tiene. Io sono del parere che io faccio un lavoro laddove spesso con i colleghi mi avvicendo anche ogni 2, 3, 4, 5 anni. Non esiste che si dà la responsabilità al predecessore. Le amministrazioni ed i dipendenti pubblici hanno una sorta di continuità amministrativa, quindi si piglia lo stato dell'arte. Potenzialmente, quando una persona viene rimossa da un incarico e ne arriva un'altra, è perché quello che c'era probabilmente non stava portando dei risultati importanti. A maggior ragione, se chi arriva non solo non riesce a portare dei risultati, ma anche rispetto alle sollecitazioni, perché ripeto, questo spazio fino al dicembre del 2012 degli spazi neutri a Policoro non ha mai parlato nessuno. Allora, potenzialmente, io posso comprendere più un'amministrazione precedente che non si è mai attivata perché nessuno lo ha sollecitato, ma non posso certamente comprendere chi
sebbene sia stato sollecitato, rimane dormiente rispetto ad una sollecitazione del consigliere comunale dell'esercizio delle funzioni, una sollecitazione del genitore, una sollecitazione probabilmente arriverà anche dal giudice per i minorenni, che è stato investito, ripeto, con una nota specifica che io ho avuto la possibilità di leggere, poiché citato in quella nota. Allora, se l'amministrazione non si attiva, probabilmente è un'amministrazione inadeguata. Adesso, al netto delle figure, perché sulle questioni sociali, poricoro, il sindaco non ha mai partecipato in 3 anni nemmeno ad un tavolo dei piani sociali di zona, perché ha un delegato. Io non voglio entrare nel nome di chi fa cose e perché lo fa. Al netto di chi è chiamato a fare un qualcosa, l'importante è che lo si faccia bene e si porti a casa i risultati. Perché noi abbiamo approvato nell'ultimo consiglio comunale un regolamento che parlava dei piani sociali di zona, parlava dell'ambito territoriale, no? E voglio dire, parliamo di nulla. Vogliamo fare i belli, no? Ci mettiamo la cravatta e non ci cambiamo lo slip. E allora dobbiamo capire che vogliamo fare da grandi.